Cari amici di Visione TV, benvenuti ad un nostro nuovo appuntamento. È tornato con noi Marco Rizzo, Democrazia Sovrana Popolare. Ciao Marco. Buongiorno Francesco, buongiorno a tutti voi. Marco, in questi giorni è tornato d'attualità il tema del cosiddetto utero in affitto, no? Perché con l'arrivo di Schlein a capo del PD, i temi importanti rimangono sullo sfondo, cioè la guerra, la crisi economica, la disoccupazione, la lotta per la difesa del welfare state, sono tutte cose, insomma, reputate tipiche del passato e la sinistra fucsia combatte nel nome delle nuove priorità, a partire dall'utero in affitto e da altre cose del genere. Ecco, tu che idea ti sei fatto sull'avvio di questo nuovo segretario politico? Beh, insomma, c'è una contemporaneità, perché stanno accadendo tutte tante cose importantissime, anche terribili assieme, no? E pensate, l'inizio di questa settimana dovrebbe vedere l'incontro tra il presidente cinese che è atterrato a Mosca questa mattina e Putin, una visita lunga di 3 giorni che dovrebbe sfociare con un accordo, o perlomeno tentativo di accordo di pace, perché poi il presidente cinese avrà un colloquio, probabilmente telefonico, online, col presidente ucraino Zelensky. Pare che ci sia dietro anche una ipotesi di regia vaticana, cioè ci sia un rapporto col Vaticano per un possibile rapporto di pace, per un possibile trattato di pace. Chiaramente questa cosa qua, che è fondamentale per le sorti del mondo, viene un po', come dire, derubricata anche perché avete visto, c'è stato il mandato di arresto da parte della Corte internazionale nei confronti di Putin. Una coincidenza, devo dire, abbastanza particolare, ecco, una coincidenza che evidentemente tenta di intervenire in questa ipotesi di rapporto di pace. Considerate che questa corte, insomma, non è riconosciuta dagli Stati Uniti, non è riconosciuta dalla Russia, non è riconosciuta dalla Cina, non è riconosciuta neanche dall'Ucraina. E quindi è chiaro che, come dire, si mette al servizio di una evidente provocazione, no? Per in qualche modo o alzare il livello di tensione ed evitare un'ipotesi di accordo di pace, o comunque cerca di interferire in qualche modo con questa grande obiettivo incontro e possibile trattato. Dall'altra sponda dell'oceano, nel frattempo, c'è la comunicazione di un possibile arresto di Trump, quindi dell'unico che dal punto di vista antagonistico può opporsi contro Biden e contro, diciamo, l'intero establishment del totalitarismo globalista e librista. Mentre ci sono tutta questa valanga di cose che riguardano la nostra vita, riguarda la guerra e la pace, riguarda l'economia in Europa e in Italia, la nostra politica, come dire, si dedica a discutere dell'utero in affitto. Piazza della Scala a Milano, che è il simbolo del politicamente corretto, ha visto la piazza piena. Anche noi l'abbiamo riempita, ti ricordi, Francesco? Però l'hanno riempita per annunciare il problema fondamentale della seconda genitorialità. Allora, adesso qua bisognerebbe essere molto chiari, voglio essere. Io credo non ci sia nulla di più, così, dal punto di vista del modello di sistema, del modello delle relazioni, di più sbagliato che scambiare i desideri coi diritti. Un uomo e una donna possono desiderare tante cose, anche di avere un figlio, anche di avere un figlio se non possono averlo dal punto di vista fisiologico, ma i desideri sono una cosa. I diritti delle persone, delle mamme, dei bambini, dei nascituri sono un'altra cosa, sono molto più importanti. E quindi noi non possiamo camuffare i diritti di qualche coppia in genere, eterosessuale o omosessuale, non fa nulla, certamente benestante, in genere bianca, che cerca così degli ovuli di donna bianca per impiantare
magari alta, bella, bionda, con un quoziente intellettivo alto, per impiantarli nell'utero di una donna povera, magari del terzo mondo, che verrà pagata per questo. E questi ovociti saranno così, scelti con un catalogo. Mi pare che si rasenta esattamente il mercimonio di bambini, questo caso sì. E poi si rasenta, come dire, le pratiche del dottor Mengele, quindi una cosa molto vicina al nazismo e certamente una cosa molto razzista, razzista e classista, perché queste donne, queste leader politiche che parlano di questo utero in affitto in maniera così libera, perché non si prestano loro a fare fare Ecco, ogni questa tanto Marco pratica va per via la altri, voce, ecco, non so se... magari a gratis. Ecco, Marco, ogni tanto, ma proprio per brevi secondi, si ferma la tua voce, ecco, non so se è un problema di collegamento o se No. qualcuno ti chiama, Può ecco. darsi. No, 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 non mi chiama nessuno. Beh, Spero sicuramente non ti chiama Schlein, penso che non è... Non sarà qualcuno del PD a chiamarti. concetto, no, non credo. Però io stavo suggerendo a queste signore della finta sinistra di mettersi a disposizione per fornire l'utero in affitto come fanno le donne povere del terzo mondo. Cioè è un modello di sistema delle relazioni, della famiglia, che non ci appartiene. Un Ecco, modello sbagliato. Adesso però prego, prego. Marco, tu hai usato anche, io condivido in pieno, hai usato anche una metafora importante. Hai detto queste pratiche, no, dell'utero in affitto, più che la storia della sinistra, ricordano gli esperimenti di Mengele. Però la grande parte della cosiddetta sinistra progressista si è innamorata di queste battaglie, ne ha fatto quasi l'unico vessillo da alzare contro, diciamo, i cosiddetti poteri oscurantisti e reazionari, dando quindi l'impressione che la battaglia per la difesa della sovranità biologica contro il mercimonio delle donne povere che sono alla mercé dei benestanti sia una battaglia di retroguardia tipica della destra. Come si fa a smontare culturalmente questa finta convinzione? Beh, culturalmente bisogna legarsi proprio esattamente ai diritti dell'uomo, ai diritti della persona. Pensate che per i cani, io sai che sono un grande amante dei cani, ci sono dei regolamenti nei comuni, dove è vietato vendere delle cucciolate o attribuire dei cuccioli prima che siano passati 3 mesi. Perché per i primi 3 mesi il cucciolo deve stare vicino alla mamma, alla madre. Vale per i cani, non vale per le persone. Si interrompe un legame che hai 9 mesi tra il figlio, cioè la maternità non è un fatto meccanico, non è un fatto numerico, non è un fatto di merce. La maternità. Maternità, poi certo ci possono essere mille situazioni, ma in genere dovrebbe essere un fatto di grande amore, di nascita di una nuova vita. Il rapporto che si lega tra la madre e il nascituro è un rapporto intimo, è un rapporto biologico, è un rapporto psicologico. Vale per i cani, non può valere per gli esseri umani. È la sinistra, questa sinistra è diventata un partito radicale di massa. Il partito di Pannella degli anni 70, che forse però aveva fino un po' più di titolarità di questa gente. E poco alla volta le lotte del lavoro sono state abbandonate, la dignità, definiamola proletaria, è stata abbandonata, la solidarietà, c'è un elitarismo. È bloccato Marco, ci senti che si è bloccato il collegamento, forse è caduta la linea con Marco Rizzo, cerchiamo di ripristinarlo. Marco stava spiegando come in realtà questo tipo di battaglie che vengono presentate come battaglie in difesa del progresso, della civiltà, siano soltanto espressione, diciamo, del desiderio di una classe ricca, spesso viziata, di trasformare i capricci, diciamo, in diritti inalienabili, spesso anche attraverso delle Ora va procedure meglio? e delle pratiche. Sì, adesso ti sentiamo bene. Ecco, stavo sintetizzando. Non ti vediamo, però ti sentiamo.
attraverso delle pratiche assolutamente indecorose. Marco, non so se ti è capitato di vedere, ecco, adesso ti vediamo, come ha reagito male Lucia Annunziata, abbiamo avuto pure noi modo di vedere da vicino qualche mese fa, contro quel ministro della famiglia, no? Eugenia Roccella, che lei insomma, si è messa a gridare, a urlare, ha cominciato a dire parolacce. Ma i giornalisti, insomma, perché fanno, insomma, scelgono di combattere una battaglia politica? C'è anche questo, non è un mal costume. Lucia Annunziata viene dall'area del Partito Comunista, tu mi dicevi di averla conosciuta bene, magari passato, Sì, ma, beh, ma per quale motivo? è proprio il percorso di questa gente, è un percorso di lotte sociali, di grandi valori che si sono, nel giro di 30-40 anni, si sono capovolti. Io ho avuto modo di guardare quella trasmissione e non potevo non negare che la ministra Roccella aveva ragione, aveva intimamente ragione. E notavo l'astio, il fanatismo ideologico della Annunziata, una rabbia che addirittura è andata oltre il suo, diciamo così, la sua professionalità, si è messa a dire parolacce, perché proprio non resistono. È stato costruito questo. Guardate, è un odio violento, eh? Adesso vedete questi, ma vale per tutto, vale sull'ambiente, vedete questi ragazzetti invasati, pagati da Soros, che sporcano i monumenti, vedete, cioè non puoi dire più una battuta, vieni guardato male, i film, la cultura del passato, penso Amici miei, un film come Amici miei non sarebbe più producibile oggi. Quando noi abbiamo usato il termine la dittatura globalista e liberista, il totalitarismo liberista e globalista, è diciamo una parola vera. C'è un ostracismo, ma lo vedi dappertutto, no? Il cinema di oggi cosa è? Se non c'è un migrante, un omosessuale, non puoi fare il film. Ma fino alle pubblicità è un'imposizione. Noi siamo, lo sai Francesco, no? Sia io che te, per la piena libertà sessuale, per la piena, certamente nei margini di non ledere libertà altrui, quella ad esempio di un bambino appena nato da una donna povera del terzo mondo, comprato da una coppia ricca omosessuale o eterosessuale del primo mondo, no? Ma al di là di questo siamo per la piena libertà, ma mi sono anche rotto le scatole che uno debba essere imposto un modello. Cioè il modello è quello di Sanremo, del Gay Pride, di queste robe qua. Mi sono rotto le palle. Ecco Marco, però c'è la percezione pubblica che queste battaglie siano le battaglie di sinistra, della sinistra. Ecco, secondo te i padri del socialismo, che tu, per come tu li hai conosciuti, come avrebbero reagito di fronte a pratiche, a procedure di questo tipo? Ecco, tu Togliatti lo avresti visto, insomma, a capo in prima fila in gonnellina a sfilare a capo del Gay No, no, Pride. si ribaltano nella tomba, si ribaltano nella tomba. Saprai, no, che una delle cose che venivano dette di Marx, dicevano che trattava male la moglie. Male, male per la moglie, male per lui, ma chi se ne frega? Le opere di Marx sono di una universalità, come dire, che non me ne frega nulla cosa faceva con la moglie. La sfera privata è privata. Poi certo, no, ci sono degli elementi di emancipazione, di ci mancherebbe, no? Però cioè, conta solo il politicamente corretto. Ma perché la mancanza di valori, non solo la mancanza di valori, è la volontà di estrapolare il conflitto tra capitale e lavoro, si sarebbe detto una volta, ma potremmo dire tra elite e popolo. Cioè loro devono nasconderci la contraddizione principale, che è quella dal basso verso l'alto, è quella del popolo contro l'elite. È quella tra il lavoro e il cosiddetto la valorizzazione del capitale. Questo è quello che vogliono nascondere. E per fare questo devono costruire un modello di sistema diverso, no? Impiantato su cose molto laterali. E poi, tra l'altro, un modello di sistema, devo dire che a me non piace. Poi, ripeto, sono per la piena libertà sessuale, di genere, ognuno faccia quello che vuole, pur senza ledere
libertà altrui. Però insomma, che il modello dobbiamo diventare io e te, come dire, abbracciati, non mi va. Ecco, ma poi è una cosa strana, anche perché chi ha studiato un po' storia del socialismo, del socialismo, dei partiti comunisti, insomma, si rende conto che avevano fatto della sobrietà proprio un tratto distintivo, quasi al limite dell'essere bacchettoni, cioè erano dei mondi dove la ritualità, la forma assumevano spesso una importanza decisiva. Ecco, come sia stato possibile questo cambiamento antropologico dopo la svolta della Bolognina? Cioè tutti quelli che fino al giorno prima erano incasellati, precisi, in difesa di una ritualità che non ammetteva scivoloni, come siano diventati tutti, insomma, un po' così stravaganti? È un mistero sul piano antropologico prima che politico. Beh, no, 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 io l'ho proprio vissuta questa cosa, perché io mi sono avvicinato alla politica a metà degli anni 70, nell'estrema sinistra, poi mi sono iscritto al Partito Comunista negli anni 80, il Partito Comunista all'inizio dell'80, io mi sono iscritto nell'81, era un partito di classe, di massa, ma già apparivano alcuni segni di quel tipo lì. Chiaramente venivano dai vertici acculturati e aggiungo io molto borghesi, i Fassino, i D'Alema, questi qua c'erano già, i Veltroni, e già parlavano del nuovo, della necessità di cambiare tutto quello che era lavoro, tradizione, cultura proletaria, venivano additati come il vecchio, bisognava cambiare. Io ero molto sospettoso, molto contrario, nonostante fossi giovane. E poco alla volta hanno dall'interno destrutturato culturalmente quella grande macchina. Se guardi adesso, pensa alle cooperative, no? La cooperazione era un elemento molto importante del mondo del lavoro. Oggi le cooperative sostanzialmente sono la forma peggiore di sfruttamento, dei cosiddetti soci lavoratori, che soci non sono e i lavoratori neanche, assomigliano molto a degli schiavi, no? E pensate alle assicurazioni, a tutto il mondo, al mondo anche culturale che avviluppava l'azione del Partito Comunista. È cambiato tutto. Chiaramente, foglia dopo foglia, come un carciofo, se vuoi usare la metafora della rana che viene fatta bollire nell'acqua prima fredda, poi tiepida, poi bollente. È stato fatto poco alla volta, qualcuno se ne accorgeva, qualcuno si opponeva e l'hanno fatto lentamente perché se no altrimenti avessero proceduto a strappi e avrebbero perso, no? Invece hanno vinto, hanno fatto la Bolognina quando avevano la maggioranza. Poi certo, man mano la cultura, diciamo anche di partito, la cultura della politica è diminuita e sono diminuiti gli anticorpi, no? Oggi abbiamo un popolo, insomma, sai. Io e te parliamo di politica, io e te studiamo, lavoriamo intensamente e se vai a vedere i nostri, come si chiamano, followers, no? E sono infinitamente inferiori rispetto alla Ferragna, Fedez, che hanno 30-40 milioni. Sono popoli lobotomizzati. Chi ascolta la tua televisione, Santa, no? E beh, ha un livello di criticità, di senso critico, di intelligenza politica che non è assolutamente paragonabile rispetto a quello delle masse. Noi certamente dobbiamo cercare di riattribuire a queste masse un livello di coscienza, no? Non è facile, però è l'unica strada possibile. Devo dire, la vicenda del Covid, stranamente, in maniera non prevista, ha aperto gli occhi a tanta gente. E questi occhi che si sono aperti per il Covid poi hanno letto la realtà anche della guerra, non tutti, ma una larga parte ha letto anche la realtà della guerra come un'altra realtà da interpretare. E a quel punto, sai, quando hai gli occhi aperti, prima avevamo tutti gli occhi chiusi, se hai gli occhi aperti, vedi il Covid, vedi la guerra, vedi il politicamente corretto, vedi Nardella che è lì apposta con tutte le televisioni. Che capisce subito che il muro del Palazzo Vecchio sta per essere sfregiato ed è anche vestito, non c'è la giacca e la cravatta, è pronto per lo scatto. Guardate, la cosa divertente di quel filmato è vedere lui che si gira, ma neanche un pistolo, un uomo d'azione, neanche uno
dei gruppi speciali, no? Del Navy SEALs o degli Spetsnaz, no? Si gira e in un secondo capisce la questione e corre per placare l'aggressore. Ma pensano che siamo tutti stupidi. E poi dopo però si scusa con questi invasati che andrebbero mandati a lavorare, lavori socialmente utili, eh? Però pale piccone per qualche giorno per capire la differenza che fa tra il lavoro vero e le stupidaggini di imbrattare le opere d'arte o i monumenti. Marco, intanto i francesi sono in piazza per protestare contro questa forzatura di Macron, perché poi danno dei dittatori agli altri, ma il dittatore sembra essere all'Eliseo, ha imposto con la violenza, con la forza, un aumento dell'età pensionabile, nonostante non avesse il consenso dell'Assemblea. Cioè, Macron ha fatto una forzatura gravissima e la gente naturalmente sta protestando in piazza. La coscienza sociale dei francesi è diversa rispetto alla nostra, sono diversi sindacati, sono diverse le forze che si oppongono al sistema liberista e tecnocratico, cioè, sembrano avanti anni luce rispetto a noi. Beh, c'è un livello di coscienza dei francesi che è certamente diverso da quello degli italiani, ma non sarà un caso che loro hanno fatto la rivoluzione e noi no, quindi qualcosa c'è. Ma al di là di questo, intanto c'è una valutazione da fare, perché anche i francesi fanno governare uno che è in minoranza come voti, perché se tu sommi i voti della destra con i voti della cosiddetta sinistra, e beh, Macron è una minoranza, cioè neanche il 30% dei voti. Però, essendo questi due schieramenti divisi, no? Fortemente divisi, Macron può governare. E Macron passa l'età pensionabile da 62 a 64 anni. Noi qua in Italia ce l'abbiamo a 67 e tutto tace, è passato tutto. E la CGT, che sarebbe esattamente il corrispettivo della CGIL in Italia, matrice comunista, la CGT, matrice comunista molto molto una volta la CGIL, però la CGT fa delle lotte incredibili, staccano la luce ai miliardari per fargli provare cosa significa avere problemi, staccano la luce ai parlamentari che votano contro, per l'innalzamento dell'età pensionabile, riallacciano gratuitamente la luce a tutti i poveracci nei quartieri periferici. Riducono della metà i costi per le panetterie, per gli artigiani, per la piccola impresa, cioè fanno delle cose straordinarie. Qua Landini è un, come dire, è Landini è inversamente proporzionale, più urla, più vedete le vene al collo di Landini e più è sottomesso a questo potere politico. La richiesta di Landini sostanzialmente è fateci venire al tavolo, per questo ha fatto l'invito alla Meloni. Non ha praticato una cesura ideologica, peraltro destra e sinistra sui temi fondamentali sono sullo stesso piano, no? Possono litigare sul gender, ecco. Ma la ciccia economica, la ciccia sulla politica estera è la stessa roba. Ma lui, come gli altri sindacalisti concertativi, protesta non nel merito. Lui protesta perché vuole essere invitato nella concertazione. Cioè, se una cosa viene decisa solo dal governo non va bene. Se viene decisa con il beneplacito di CGIL e CISL UIL va bene. E infatti in questi anni i governi di destra e di sinistra, cosiddette, hanno deciso delle grandi porcherie sul mondo del lavoro. Sulle pensioni, la riforma Fornero, sul lavoro, il Job Act, l'abolizione dell'articolo 18, i processi di precarizzazione. Però destra e sinistra li hanno votati e il sindacato, pur di essere al tavolo e concertare, no, ha accettato tutto. Infatti i risultati si vedono. In Francia non si sa se la pensione arriva a 64 anni, forse resta a 62, in Italia a 67 e in tendenza arriva verso i 70 e via di questo passo. Questi sono sindacati che servono solo ai sindacalisti, non ai lavoratori. Io sono stato iscritto 30 anni alla CGIL, ma non farei la tessera di quel sindacato manco morto. Marco, cambiamo argomento, parliamo adesso di pace e di guerra. Tu prima accennavi all'arrivo di Xi Jinping in Russia, i rapporti tra Russia e Cina sono sempre più stretti, dicono chiaramente che il loro obiettivo è strategico, cioè cambiare l'ordine unipolare
del mondo. Gli occidentali cercano di alternare brandizie e minacce nei confronti di Xi, da una parte gli fanno vedere possibilità di concludere affari vantaggiosi, dall'altra gli fanno vedere il bastone di possibili ritorsioni militari attraverso la costruzione della cosiddetta NATO asiatica. Eppure non sembrano molto impressionati dalle minacce americane, i cinesi che continuano a considerare, a trattare Putin come un partner indispensabile. Secondo te verrà fuori qualcosa di buono da questo incontro? E le ragioni della lotta contro l'invio di armi in Ucraina sono quanto mai attuali nel nostro paese, anche alla luce dello scoop del fatto che ha dimostrato come ci siano dei militari ucraini addestrati proprio in Italia, un altro tassello che va nella direzione di un possibile allargamento del conflitto. Ma dal punto di vista dei risultati, diciamo così, della tendenza di un mondo multipolare rispetto a uno unipolare sotto il comando degli Stati Uniti, mi pare del tutto evidente che le cose stanno cominciando a muoversi, stanno cambiando. Chi di voi avrebbe pensato che l'accordo, e questo è un accordo voluto dalla Cina, tra l'Iran e l'Arabia Saudita fosse stato possibile solo fino a un anno fa? Eppure quell'accordo, che è un accordo che cambia i rapporti di forza nel mondo, sposta la geopolitica, è stato fatto. Ed è stato fatto con gli iraniani e i sauditi che si stringevano la mano davanti al ministro degli esteri cinese. Quindi credo che se la Cina si è mossa in questo modo, possa effettivamente ottenere dei risultati. Ma il tema è molto semplice. Questa guerra, questa grande problema che stiamo vedendo è collegato alla crisi del dollaro. Dal 1971, quando con la fine di Bretton Woods non c'era più la parità tra valuta e oro, e gli Stati Uniti col dollaro sono diventati, diciamo così, la loro moneta è diventata la moneta con cui si informavano tutte le trattative commerciali del mondo. E quindi loro non hanno fatto altro che stampare dollari, no? Come con una fotocopiatrice, e hanno, come dire, esercitato quel controllo e quel dominio sulla base di un predominio economico e militare rispetto al mondo intero. Adesso ci sono delle potenze emergenti, la Cina, l'India, il Brasile, il Sudafrica, la Russia, che vogliono collegare le loro materie prime direttamente alle loro monete. Voglio ricordare che sia Saddam Hussein che Gheddafi sono stati uccisi quando hanno deciso di abbandonare l'area del dollaro. Quindi è chiaro che c'è un legame, no? Tra la crisi del dollaro, la crisi sovrastrutturale anche, la crisi strutturale, scusate, del capitalismo americano che è in forte crisi, no? E con la vicenda della guerra. E l'Europa, che poteva avere una posizione di mediazione, non l'ha voluta avere. Le classi dirigenti europee sono traditrici, una cosa incredibile. Noi soffriremo perché la guerra degli Stati Uniti contro la Russia è una guerra anche contro l'Europa, perché noi stiamo diventando sempre più succubi della politica economica statunitense. Quando hai Volkswagen che non produce più in Germania, ma sposta le produzioni, delocalizza negli Stati Uniti, questo è il frutto di questa battaglia, di questa guerra economica degli Stati Uniti nei confronti dell'Europa. Non capire questo significa tradire i nostri popoli. E noi qua in Italia, sottolineo, noi facciamo parte politicamente dell'Unione Europea, a noi non piace, però facciamo parte. Noi facciamo parte militarmente della NATO, a noi non piace, ma facciamo parte. Ma vi rendete conto che c'è una guerra tra due paesi, formalmente, la Russia e l'Ucraina, che non fanno parte né dell'Unione Europea né della NATO. E quindi noi perché abbiamo praticato le sanzioni alla Russia, abbiamo praticato l'invio prima delle armi difensive, poi offensive, prima dei mortai, adesso i carri armati, domani gli aerei e poi gli uomini. Quando ci sono gli uomini siamo in piena guerra. E allora? Questo vogliamo fare, quindi ben vengano tutte le iniziative, che siano del Vaticano, che siano dei cinesi, che siano dei russi, che siano di chiunque, per arrivare a un cessate il fuoco. Ben vengano le azioni anche che si possono fare qua in Italia per chiedere il non invio di queste armi. Guardate, c'è il 60-70% della popolazione italiana che è contraria all'invio delle armi, e invece c'è il 99,9% della comunicazione
mediatica che è a favore della guerra, così come il 99,9, a parte il bluff dei 5 Stelle e del Parlamento, che è a favore della guerra, è a favore delle sanzioni. E invece il popolo italiano non la vuole questa cosa. Adesso non so, ci sarà il referendum, vedremo, aiuteremo i referendari, ci sarà mobilitazione, faremo le mobilitazioni. Non ultima, segnaliamola, quella contro la scelta dell'OMS di prendere in mano le politiche sanitarie emergenziali di tutti i paesi. A maggio ci saranno queste votazioni. Il governo italiano cosa farà? Perderà anche la sovranità sanitaria sulle emergenze sanitarie? Insomma, noi lo sai, Francesco, saremo impegnati sabato 1 aprile, e non è uno scherzo, la mattina con un convegno ad altissimo livello e il pomeriggio con una manifestazione a Piazza Santi Apostoli alle 3, il 1 aprile, proprio contro questo che è il frutto di un totalitarismo globalista e liberista. Ecco, ti faccio un'ultima domanda, Marco. Da quando abbiamo avviato insieme questa iniziativa politica che si è trasformata, prima si è presentata il 25 settembre con Italia Sovrana e Popolare, poi divenuta Democrazia Sovrana e Popolare, nell'area cosiddetta della resistenza, del dissenso, abbiamo assistito a tanti spostamenti tellurici, ecco, insomma, è una realtà magmatica, è una realtà spesso morale, un po' anarchica, no? E questo nostro rapporto, che poi è diventato strategico, non soltanto occasionale, sul piano elettorale, ha creato anche, come dire, delle perplessità, no? Sia dalla parte dei cosiddetti movimentisti, cioè quelli che magari erano venuti in piazza con me negli ultimi 2 anni e che hanno visto, diciamo, nel tuo arrivo, la presenza di un uomo, tra virgolette, insomma, abituato a stare sul palcoscenico dell'establishment, quindi lontano dalle lotte, diciamo, del popolo della piazza, e magari figure più istituzionali, più abituate ad una politica più irreggimentata, hanno manifestato nei miei confronti magari delle perplessità, dicendo, ma insomma, questi che vengono dalle piazze magari non hanno precisamente maturato, diciamo, una ritualità della politica, sono, come dire, un po' estemporanei. Ecco, è capitato sia dalla parte mia, immagino anche dalla parte tua. Come spieghi tu insomma, come lo vedi questo mondo, diciamo, del dissenso, della cosiddetta resistenza? Adesso, insomma, che lo guardi da un po' di tempo un po' più da vicino, ecco, che idea ti sei fatto? Ma io credo, l'ho detto prima, che il tema dell'aprire gli occhi è molto importante. È una parte considerevole della popolazione italiana ha aperto gli occhi su un tema importante, che è quello della cosiddetta pandemia. E il fatto che abbiano aperto gli occhi, quando, ripeto, quando uno apre gli occhi poi vede tutto. Certamente ha bisogno magari di occhiali per leggere bene la realtà, però insomma. Quello è stato ed era scarsamente prevedibile, invece c'è stato. E infatti io personalmente, poi sai, è vero che io sono stato istituzionale, ho fatto 3 volte il deputato, una volta il parlamentare europeo, ma io sono nato nelle piazze, cioè chi mi conosce sa benissimo che io ho fatto gli anni 70 ed erano situazioni un po', cioè, quelle di piazza di oggi mi fanno un po' sorridere rispetto agli anni 70. Ecco, quando eravamo ragazzi, noi eravamo, come dire, leggermente più effervescenti di questi giovani di oggi, ma è bene che non si ritorni a un clima di quel genere lì. Però, diciamo, il legame con le manifestazioni, con la piazza, è un legame per me indissolubile. Io mi sento. Adesso non voglio parafrasare nessuna frase di altri personaggi, mi sento molto a mio agio nei cortei, nelle manifestazioni, nelle piazze, nelle situazioni, diciamo così, di azione politica. Ecco. Poi sono anche uno che immagino, spero, di avere la capacità di saper parlare, di essere così obiettivo. Ed anche efficace, magari in televisione, però vi assicuro che mi sento molto più a mio agio nelle assemblee, quando la gente ti guarda in faccia, che non negli studi con l'occhio televisivo. Detto questo, la nostra unione dà fastidio, quindi è un segnale molto positivo, vuol dire che noi siamo stati cancellati dal mainstream durante la fase elettorale. Se voi ricorderete,
ognuno si chiama come si vuole, ma noi non siamo mai apparsi nei sondaggi, mai, e formazioni politiche inesistenti ci sovrastavano, da quella di Di Maio a quella dei moderati, no? Poi c'erano altre del campo, diciamo così, della sinistra antagonista, che fa un po' ridere, tipo Unione Popolare o tipo Paragone del dissenso, che venivano messe con risultati incredibili. Quando hanno cominciato adesso ultimamente a parlare di noi nei sondaggi, hanno storpiato il nome. Cioè, insomma, ma questi sono tutti segnali positivi. Il mondo del dissenso è un mondo articolato, è un mondo magmatico, è un mondo che si potrebbe definire movimentista. Ma i movimenti vanno e vengono, cioè se ipotizziamo la vicenda del Covid si chiude e mica la gente che ha aperto gli occhi col Covid tiene gli occhi chiusi su tutto il resto, no? I movimenti vanno e vengono, salgono e scendono. Un'ipotesi politica, azzarderei fino alla parola, un'ipotesi partitica resta. Questa è la differenza. E quindi su questo sono, diciamo così, ottimista. Noi abbiamo trovato una sintesi politica, un progetto politico, una teoria. Quelli che se ne vanno da questo progetto politico, no? Non esistono più. Nessuno parla di loro. Quindi è logico. È importante quello che noi stiamo costruendo. E poi ci divertiamo. Cioè, io se sto con te non è che mi annoio. Se Siamo stiamo due insieme ci vulcani. sarà un perché, cantava Gocciante. Siamo due vulcani e abbiamo assieme a noi delle persone valide, un progetto valido che unifica anche delle storie diverse, ma proprio questa diversità ci dà la possibilità moltiplicativa. Noi non siamo uno più uno, noi siamo uno e uno che può fare 11. Bene, Marco, ecco, no, interessante pure segnalare che tanta della gente che criticava me per aver svenduto l'area del dissenso ai comunisti, alla sinistra ai comunisti, poi nelle segrete stanze chiama Marco, no, per dire no, ma molla tu Toscano, vieni con noi, no? Ne abbiamo viste tante in questi ultimi mesi, cioè gente che pubblicamente ha fatto un casino accusandomi di essere uno, di aver gettato la maschera per regalare ai comunisti l'aria della contestazione, che poi una volta finite di fare queste dirette tristi chiamavano te, no, per dire Marco, ma mollalo tu Toscano e vieni con noi, falla con noi la rivoluzione. Falla con noi la rivoluzione, ma come Beh, anche te piccole miserie umane. questa rivoluzione è un'araba fenice. Pensa a quelli, ai famosi influencer astensionisti, no? Che ci avevano detto che non andando a votare ci sarebbero state le barricate dopo, no? Noi non ci siamo accorti, siamo in pieno processo rivoluzionario, ce l'hanno detto questi qua, invece non è successo assolutamente niente. Non è che se andavamo a votare tutti e votavamo tutti per Italia Sovrana cambiava il mondo immediatamente, ma si poneva le basi per un'entrata in Parlamento di una forza politica che, come dire, gliele avrebbe cantate molto di più, spostando addirittura l'asse, perché poi la democrazia nella politica è questa: se noi cresciamo, influenziamo necessariamente anche gli altri che governano, perché quando vanno a Washington in ginocchio, quando vanno a Bruxelles in ginocchio, dicono: attenzione, ma non fateci proprio fare gli stuoini, perché se no c'è Rizzo e Toscano che crescono. No? Questo serve anche. A questo serve la nostra presenza e democrazia sovrana popolare in primis. Perfetto, grazie Marco. Allora avanti tutta e insomma ci sentiamo presto. Ci sentiamo presto. Ciao, arrivederci a tutti. Bene, cari amici di Visione TV, grazie per aver seguito anche questo nostro approfondimento. Se volete aiutare Visione TV, se avete stima nei confronti del lavoro che facciamo, aiutateci donando i numeri che la regia ha mandato in sovrimpressione. Abbonatevi sul nostro sito www.visionetv.it. A brevissimo, a maggio, il primo numero della nostra prima rivista. Vedrete, sarà un tassello in più nella direzione della costruzione di una società sempre più criticamente attrezzata. Grazie ancora, una buona giornata.